Sì, abbiamo presentato oggi un master di secondo livello, un'attività di alta formazione che ruota attorno al concetto di One Health e che si avvale di partecipazioni e collaborazioni molto importanti che prevedono appunto il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri, della Regione Calabria, del Ministero degli Affari Esteri e che ha come obiettivo quello di far aumentare una consapevolezza trasversale, ovviamente una consapevolezza tecnico-scientifica, su temi che è opportuno che le nostre amministrazioni, le nostre imprese, il nostro territorio possieda per poterle mettere a disposizione in questo percorso di crescita che il Sud Italia non può più rimandare. Sono tanti i professori coinvolti dell'Ateneo, ma l'Ateneo è aperto alle collaborazioni proprio di queste istituzioni perché avremo come relatori anche esperti appartenenti a queste istituzioni che sono dei veri e propri riferimenti tecnici e scientifici in alcuni settori. Ad esempio abbiamo fra noi anche la professoressa Moraci che è una espertissima di chiara fama proprio in temi di urbanistica perché questi temi del paesaggio e l'urbanistica in genere fanno parte integrante di questo programma assieme a tanti altri temi, gli aspetti agricoli, gli aspetti infrastrutturali e tanti altri. Secondo me dobbiamo essere bravi a trasformare la sorpresa che suscitiamo con tutte queste belle cose che vedono in fatti concreti. Una volta avuto l'apprezzamento di tante istituzioni mondiali è opportuno che ci si metta sempre più a lavorare insieme, sinergicamente, per provare ad arricchire il nostro territorio, ognuno con gli strumenti che ha a disposizione, l'università con lo strumento della ricerca scientifica, dell'alta formazione e tutti gli altri con i loro. One Health è un unicum, diciamo, tra territorio uomo, quindi il master ha una serie di interdisciplinarità che definiscono la complessità. Credo che oggigiorno il problema sia della gestione della complessità, non in termini riduttivi ma in termini responsabili. Ecco perché servono delle nuove skills, le cosiddette soft skills, insomma, che sostanzialmente poi mettono insieme le capacità ovviamente di gestire questa complessità. Del resto la Twin Transition ci obbliga a ragionare su tempi diversi, tra la velocità tecnologica e i tempi lunghi del riequilibrio ecologico. Questo disaccoppiamento ovviamente pone la necessità di avere delle conoscenze e delle competenze estremamente importanti per prefigurare un futuro dell'area che sia compatibile non soltanto con lo sviluppo ovviamente di una serie di modalità del vivere, ma anche con la qualità del vivere, e questo all'interno di un meccanismo ovviamente, come è stato ripreso, di nuove infrastrutture, di un ambito di area vasta, estremamente complesso, ricco di sensibilità, ricco di fragilità, ricco di cultura, ma anche la necessità di essere la porta dell'Africa, il centro dell'Euromediterraneo, quindi una condizione estremamente complessa tra la politica, la strategia, le azioni e le competenze. L'università in questo è schierata in prima linea con questo master, con tanti altri progetti ovviamente che riguardano gli ecosistemi dell'innovazione e le nuove sfide, perché l'università ha un compito fondamentale: saper dare le risposte oggi alle domande che ci saranno fatte in futuro. Yeah, city now. Oh, yeah.